Ottimo, allora anche la partita, quindi buongiorno. Buongiorno a tutti, grazie per la pazienza, però questo ci permetterà poi di avere la testimonianza registrata. Il mio compito, appunto, come è già stato detto dall'avvocato Vitale, è quello di introdurre un po' l'argomento. Ci siamo un po' chiesti se era il caso di andare già sulla parte del monopolio o comunque spiegare quei principi base che portano alle problematiche che poi discuteremo. Abbiamo scelto di comunque spiegare un po' il funzionamento del diritto d'autore in generale e più che altro delle società di gestione collettiva come la SIAE in Italia, per permettere anche a coloro che o sono legali, sono degli avvocati, dei legali che però non si sono mai occupati nello specifico della materia, oppure sono degli artisti, dei creativi che hanno partecipato a questo convegno, appunto non come legali. Quindi la prima parte sarà un po' introduttiva, però l'obiettivo è quello di arrivare a spiegare l'annosa questione del monopolio, che è un po' il tema, il filo conduttore della giornata di oggi. E io mi occuperò di un'evoluzione normativa, cioè come il tema del monopolio è stato trattato dal legislatore italiano. Non mi sono occupato del legislatore europeo perché se ne occupa già il collega D'Affarra dopo, ho solamente una citazione perché ovviamente la direttiva che ha mosso il tutto è appunto una direttiva europea, però dopo se ne occupa il collega nello specifico, e quindi il mio è un intervento principalmente sulla normativa italiana, sul quadro normativo italiano, e i problemi aperti sono quelli che ho incontrato nella mia attività sia di legale ma anche di divulgatore. Io dopo vi farò vedere, faccio un po' attività di se mi avete visto anche lì trafficare col cellulare perché cerco di tenere sui social media alta l'attenzione su questo argomento. Faccio i complimenti per il titolo, e così sia, è fantastico, è un'idea tua se non ricordo male, Sono quindi un'autrice, molto brava, noi sì, esatto, grazie. ecco brava, il titolo è veramente fantastico, ottimo. Quindi va bene, iniziamo, qua classica slide per trovare i miei riferimenti, vi do già liberatoria fin da adesso a fare foto, tweet, cose sia con le mie slide sia con la mia faccia. Mi potete poi taggare su questi social, Twitter, Facebook, via dicendo, ma più che altro perché su SlideShare già stasera troverete queste slide. Poi credo che comunque le raccoglieremo tutte e le metteremo a disposizione degli iscritti, però il fatto che siano su SlideShare permette a chiunque di diffonderle anche alle persone che non hanno avuto la fortuna di essere qua oggi. Queste sono un po' la mia attività di divulgazione che vi dicevo, dopo se volete ve li faccio anche vedere. Principalmente questo che trovate alla vostra destra, un libro in cui io ho sollevato un po' le questioni di malfunzionamento della SIAE. Il titolo SIAE Funzionamento e Malfunzionamenti, perché appunto c'è una parte introduttiva in cui spiego come funziona la SIAE e poi sollevo le varie questioni del malfunzionamento. È un libro del 2015, quindi già su alcune cose un po' superato, però diciamo che sulla parte dei malfunzionamenti siamo rimasti abbastanza aderenti a 3 anni fa. Allora, la prima parte, quella con qualche principio di diritto d'autore. Innanzitutto le fonti normative, per una platea di giuristi è sicuramente una delle curiosità principali, e quindi abbiamo la nostra legge sul diritto d'autore italiana che è la 633 del 1941, che ovviamente non è rimasta uguale a se stessa dal 1941, ha subito più e più modifiche fino a una quest'anno recente, però sì, ovviamente è una legge che ci portiamo dietro da un bel po' di anni, al contrario invece della parte sui marchi e brevetti che è stata interamente riscritta nel cosiddetto codice della proprietà industriale. Adesso ci sarà una direttiva europea che è in votazione in questi giorni, che probabilmente spingerà affinché i legislatori nazionali facciano una riscrittura delle normative nazionali, quindi credo, mi immagino che il legislatore italiano ci penserà. Allora, il regolamento attuativo, che è un regio decreto addirittura ancora del 1942, dice che bisogna spegnere. Vabbè, io ce l'ho spento in realtà. Sì, classico. Le norme interne della SIAE, statuto e regolamento, su cui dopo potremo fare qualche riflessione, perché sono delle norme interne approvate da una sorta di associazione che però in un certo senso diciamo, estrinsecano i loro effetti anche sui non associati indirettamente, cosa su cui ci sarebbe da riflettere. Tutto un discorso per i giuristi diciamo, la gerarchia delle fonti normative, interessante. Il regolamento AGCOM sul diritto d'autore online è, oddio, ho scritto recente, però è di qualche anno fa, che ha in un certo senso rivoluzionato un po' l'enforcement del diritto d'autore per quanto riguarda la parte online, e poi ci sono le varie prassi circolari che si occupano della materia. Inoltre,
vabbè, non è tema della giornata di oggi, norme che toccano l'aspetto del diritto d'autore sono finite anche in altri atti normativi in cui non dovrebbero in teoria esserci. Uno è il codice dell'amministrazione digitale, in cui c'è una norma sui cosiddetti open data, dati aperti, e l'altro è il codice dei beni culturali, in cui c'è una norma stranissima che sostanzialmente crea un copyright su beni culturali che sono creati nel magari primo secolo d.C., il che è veramente bizzarro, però dopo magari ne parliamo in separata sede, questo non è il posto giusto. Il principio di diritto d'autore su cui bisogna assolutamente mettere a fuoco il concetto centrale è quello dell'acquisizione del diritto d'autore, cioè come si acquisisce il diritto d'autore sulla propria creazione, ce lo dice, ce lo spiega l'articolo 6. Il titolo originario dell'acquisto del diritto d'autore è costituito dalla creazione dell'opera, quale particolare espressione del lavoro intellettuale. Questa è una probabilmente delle norme più brevi e sintetiche della nostra legge sul diritto d'autore insieme all'articolo 110. E ci dice che cosa? Ci dice che il diritto d'autore non richiede una particolare formalità per la sua costituzione, benché si creda spesso, questo lo spiego appunto per i non giuristi, benché pensi spesso il contrario, e da lì nascono una serie di leggende metropolitane, perché se uno pensa che il diritto d'autore, cioè che l'autore può tutelare il suo diritto solo se ha, passatemi il verbo, depositato o registrato la sua opera, come si fa con un'invenzione per quanto riguarda i brevetti o un marchio per quanto riguarda i marchi e segni distintivi, allora poi si crea una serie di equivoci. Ad esempio, io che mi occupo di leggende, scusate, di licenze o Creative Commons, su quello nascono una serie di leggende perché gli autori non capiscono il perché bisogna mettere una licenza, cioè perché se voglio far utilizzare liberamente una mia opera devo dirlo. Perché? Perché se non lo dici, il principio di fondo, di default, è quello che c'è un diritto d'autore su qualsiasi cosa sia stata creata, al di là che ci sia stata una registrazione a deposito. Questo è uno degli equivoci. Un secondo equivoco su cui secondo me SIAE ha fatto gioco per un bel po' di tempo e su cui si fa ancora, è appunto che alcuni autori pensino che non hanno una vera tutela, una piena tutela finché non si sono registrati presso la SIAE, in generale registrati presso qualcosa, qualche ente che attribuisca un crisma alla loro creatività. E questo ente nell'immaginario collettivo comune è la SIAE, perché è il nome che ti viene in mente da quando sei ragazzino e hai organizzato la festa all'oratorio e dovevi pagare la SIAE. Però in realtà la SIAE non ha questo potere di creare il diritto d'autore, perché il diritto d'autore si crea sostanzialmente in modo automatico con la creazione. Ovviamente deve essere un atto creativo che risponda ad alcuni requisiti, cioè deve esserci veramente creatività, carattere creativo, ce lo spiegano l'articolo 1 e 2 della legge sul diritto d'autore, adesso non stiamo lì ad andarli a riprendere. Però vedete, il titolo originario è semplicemente nella creazione. Ecco che si creano tutta, che adesso si. Spianano, si spiana il terreno per una riflessione più opportuna e meno, diciamo, interrotta da leggende metropolitane. In SIAE, quando si parla di depositare un'opera alla SIAE, anche lì ci possono essere degli equivoci, perché ci sono due, nel concetto di deposito e dichiarazione, due accezioni, quindi due concetti distinti che vengono troppe volte confusi e sovrapposti. Perché poi nel gergo comune si parla di depositare, però in realtà deposito di opere inedite è una sorta di presa in deposito che fa SIAE per darti una data certa. Quindi io voglio avere una data certa, quindi avere una prova della paternità che non c'entra nulla con l'acquisizione del diritto. L'acquisizione del diritto scatta automaticamente. Se io voglio essere più sicuro dal punto di vista della prova, allora ottengo una data certa. Ma voi sapete benissimo che la data certa la possiamo ottenere su un documento in tanti modi, non necessariamente attraverso il timbro della SIAE, però comunque SIAE offre questo servizio e quindi il deposito di opere inedite serve esattamente a quello e lo può fare chiunque anche senza essere un mandante o un associato SIAE. La dichiarazione di opera ha un'altra funzione, è l'atto in cui invece l'associato o il mandante dichiara quali sono le opere che vuole affidare alla gestione della SIAE, quindi quello ha un altro tipo di effetto, cioè da quel momento SIAE diventa intermediaria della gestione dei diritti in nome e per conto dell'autore che le ha ceduto questo diritto. E quindi si occupa di andare a riscuotere il diritto, soprattutto il diritto articolo 15, quello sull'esecuzione in pubblico, che dopo lo spieghiamo meglio. Però vedete che sono due cose molto diverse. Una la può fare chiunque, qualsiasi autore che voglia avere una prova di data certa, la SIAE prende una copia e ti rilascia una ricevuta che fa data certa. L'altro invece è una forma di affidamento. Della,
alla SIAE della gestione dei diritti relativi a quell'opera. Che cos'è la SIAE? Quindi, chiariti questi primi concetti di base, che cos'è la SIAE e che lavoro fa la SIAE e come lo fa, lo vediamo in queste prossime slide. Allora, perché si parla di gestione collettiva dei diritti? Cioè, perché c'è bisogno di un ente come la SIAE o di enti come la SIAE? La domanda che faccio è questa, cioè può un autore con le sue sole forze tenere traccia delle varie occasioni in cui una sua opera è stata utilizzata, passaggi in radio, passaggi in TV, ma soprattutto gli utilizzi nei locali pubblici, ok? Le esecuzioni in pubblico. Può un autore, quindi parliamo più che altro di opere che hanno una destinazione poi di esecuzione in pubblico, quindi opere teatrali, opere musicali in senso molto ampio perché anche il DJ che mette i dischi durante una serata è un'esecuzione in pubblico. Anche la radio accesa nella sala d'aspetto del dentista è un'esecuzione in pubblico e via dicendo. Anche il matrimonio che voi organizzate al ristorante con i vostri parenti e poco più è un'esecuzione in pubblico secondo la legge sul diritto d'autore e via dicendo. E quindi può un autore in autonomia provvedere a riscuotere i compensi relativi a tutte queste utilizzazioni? Ovviamente no. Cioè, quindi il fatto di mettersi, organizzarsi in un'associazione, perché così dovrebbe essere in origine, in enti associativi, permette agli autori di avere una forza maggiore per poter esercitare questo diritto e controllarlo. Gli autori si sono quindi organizzati in enti associativi che permettessero una più efficace e meno dispendiosa attività di monitoraggio e ripartizione dei proventi. In ogni paese esistono una o più società di gestione collettiva. Fino al 2017 l'unico ente italiano è stato la SIAE, ora la situazione è cambiata, barra sta cambiando, perché siamo ancora in una fase di transizione, insomma è questione di pochi mesi, perché ottobre 2017 è stata la fine formale del monopolio. Un po' di storia, così già in questa slide vedete un po' l'evoluzione normativa della SIAE. Nascita della SIAE 1882, qua in realtà, perché prima sono arrivato, ho fatto una foto per i miei social davanti al Teatro La Scala e credo che questo fosse stato uno dei primi posti in Italia in cui si è posto il problema della SIAE, esatto, il come, perché insomma qua eseguivano le opere di Giuseppe Verdi, ad esempio, che era stato uno dei soci fondatori. Abbiamo dei nomi molto illustri nella fondazione di SIAE, fra cui appunto Verdi, prima c'era, non lo sapevo, di fianco, ho sempre visto la statua ma non avevo mai letto il nome, di Ricordi, la statua che c'è di fianco alla sinistra guardando il teatro, quindi persone che hanno l'interesse ovviamente alla tutela del diritto d'autore in un'ottica di gestione collettiva. Quindi la prima forma di SIAE si chiamava Società degli Autori, quindi erano gli autori che avevano trovato più opportuno associarsi, trovarsi in un ente che tutelasse i loro interessi, una sorta di associazione di categoria, brutto però, una sorta di sindacato degli autori, di associazione di categoria per tutelare i loro diritti. Pian piano aumentano, vedete adesso scendiamo nella slide, aumentano le funzioni, i ruoli che questo ente assume. Nel 1921 ottiene dallo Stato il servizio di accertamento e riscossione delle imposte sugli spettacoli teatrali, poi esteso agli spettacoli, anche a spettacoli di tipo diverso. E vedete che già è un riconoscimento da parte del pubblico, del legislatore, di un ruolo appunto anche pubblico. Nel 1927 assume la denominazione di Società Italiana Autori ed Editori, quindi si aggiunge un altro pezzo importante della tutela dei diritti, non solo l'interesse dell'autore, ma anche l'interesse degli editori, che in realtà spesso sono degli interessi in conflitto, ok? In altri casi, quando poi le opere vengono utilizzate dal pubblico, hanno un interesse comune e quindi in questo caso si sono associati anch'essi nello stesso ente. Nel 1942 diventa ente pubblico formalmente e assume la denominazione di Ente Italiano per il Diritto d'Autore, chiamato in acronimo EIDA. Non a caso, erano anni in cui si tendeva a statalizzare categorie, per corporazioni, quindi in quel caso diventa a tutti gli effetti per legge ente pubblico con questa denominazione. Pochi anni dopo, caduto il regime, si torna con il decreto legislativo 433 del 45 alla vecchia denominazione SIAE, che poi rimane costante fino ad oggi. Nel 1999 il decreto legislativo 419 del 99, articolo 7, lo definisce ente pubblico a base associativa. Quasi 10 anni dopo
si aggiunge ente pubblico economico a base associativa. L'ente pubblico economico, io non sono un amministrativista, però chi ne sa più di me mi farà notare che sono pochissimi ormai gli enti in Italia che mantengono questa forma. Mi sembra che l'altro sia l'Agenzia del Demanio, se non ricordo male, ma pochissimi, o anche detta del demonio in alcuni casi. Il 2017, ecco che arriva, cioè dal 2008 io ho iniziato ad occuparmi di questo argomento più o meno in quegli anni, quindi ho visto tutta l'evoluzione poi sulla mia pelle, tra convegni, pubblicazioni e iniziative varie, sulla opportunità o meno di mantenere questa situazione di monopolio, perché fino probabilmente fino agli anni 90, prima anni 2000, non si poneva la questione, poi in un'ottica anche europea si è iniziato a riflettere. È chiaro che in virtù del principio di libera circolazione delle merci, dei servizi e delle persone, gli autori già prima potevano, in virtù appunto dei principi del Trattato dell'Unione Europea, associarsi a un ente che non fosse italiano, e quindi il monopolio di fatto era già caduto, nel senso che l'autore italiano che non fosse contento e soddisfatto dei servizi di SIAE poteva iscriversi in Germania, in Francia, cosa che in realtà poi viene fatta abbastanza costantemente a seconda delle esigenze. Lì è capire qual è poi l'ente che fa veramente il lavoro più adatto per il tuo tipo di opere. Lì non sono esperto, probabilmente il collega d'affari ne sa più di me. Nel 2017 però ecco che si inizia a parlare seriamente di monopolio. Perché? Perché nel 2014 era arrivata la direttiva cosiddetta Barnier, direttiva 2014 numero 26, che è stata un po' vista come la grande rivoluzione che abbatteva il monopolio, ma in realtà poi ce lo spiegherà il collega. La direttiva non è stata chiara sulla questione del monopolio, non ha detto devono essere abbattuti i monopoli nazionali, anche perché in realtà nei paesi dell'Unione Europea erano solamente due, se non ricordo male, l'Italia e l'Austria o la Repubblica Ceca, adesso vabbè, due, che però ce l'ha per legge. Che ci sia un unico ente per paese, questo sarà così e sarà così anche per tanto. Ma noi avevamo proprio una norma, che dopo vi mostrerò, che attribuiva in via esclusiva questa attività alla SIAE, quindi avevamo un monopolio ex legge. E non erano però tanti, mi sembra che fossimo noi e un altro e altri due, se ricordo bene, l'Austria, la Repubblica Ceca o uno dei due. E quindi il legislatore non si è preoccupato tanto di dire agli stati abolite il monopolio legale, ma la direttiva, in quanto direttiva, voleva creare le condizioni affinché ci fosse un'armonizzazione e una liberalizzazione della gestione dei diritti a livello europeo, per cui le famose licenze multiterritoriali, anche qua ne parlerà dopo il collega. Però ecco, questo per dire che la direttiva non ha espressamente detto agli stati membri abbattete il monopolio per legge, quindi ha lasciato la scelta ai legislatori nazionali. È vero che però indirettamente, per fare quello che la direttiva chiedeva, bisognava in effetti occuparsene della questione del monopolio. In realtà noi ce ne siamo occupati con un bel ritardo, perché la direttiva era del 2014, dava i soliti classici 2 anni per l'adeguamento, arriviamo ad aprile del 2016 e non abbiamo una norma che se ne occupa. Allora corriamo il classico rischio di procedura di infrazione, perché siamo in ritardo, cosa che stava per scattare. Poi Franceschini si è dato una mossa e appunto marzo 2017 arriva un decreto legislativo 35 del 2017 che recepisce però in modo molto timido i principi della direttiva. Quindi la direttiva non ha detto nulla sul monopolio, pare che anche questo decreto legislativo non voglia occuparsene, cioè non va a toccare le tre paroline magiche in via esclusiva che troviamo nell'articolo 180. Lo fa invece successivamente a ottobre il decreto legislativo 148-2017, quindi parliamo di praticamente pochi mesi fa, perché poi convertito in legge a dicembre. L'altro ieri, esatto, il diritto italiano, sono i nostri tempi, quindi veramente l'altro ieri. Succede quindi alla fine del 2017 con la legge 205, che abolisce questo il monopolio di legge, toglie le paroline in via esclusiva, no, in realtà non le toglie, le lascia, ma aggiunge che oltre alla SIAE anche altri tipi di enti che dopo vi faccio vedere. Però questo è un po' il quadro normativo, l'evoluzione storica. Questa, diciamo, è la slide centrale del mio intervento, perché appunto sulla parte dell'evoluzione normativa abbiamo tutto qua. Che tipo di ente è? L'abbiamo detto, un ente pubblico economico a base associativa, quindi è un ente pubblico che svolge un'attività di carattere economico, ma a base associativa, per cui tu ti puoi iscrivere come privato, come soggetto privato, prendi la tessera e diventi socio SIAE e voti in assemblea.
una tipologia di ente caduto in disuso, di cui rimangono pochi esempi in Italia, uno strano ibrido tra pubblico e privato. Dal 2014, altra cosa che aveva creato non poca polemica e discussione, i soci votano in base alle quote di ripartizione, quindi non è più una testa come quando votate all'associazione, non so, siete iscritti al circolo canottieri e andate in assemblea e votate ognuno per una testa, ma si vota come in una SPA, come una società di capitali, sulla base delle quote che tu hai portato. Quindi ovviamente gli autori piccoli hanno cominciato a far notare che questa cosa li danneggiava. Quindi se sei Ramazzotti o Mogol, hai un voto potentissimo rispetto all'autore emergente, al piccolo autore. Che praticamente non è... No, esatto, perché sapendo che la situazione è questa, non ci va nemmeno in assemblea. No? Quindi era chiaro che l'obiettivo era quello di tagliare un po' fuori. E sì, e lì ci sono, c'è un video che c'è ancora su YouTube di Innocenzi, dei Banco Mutuo Soccorso, se non ricordo male, che ha fatto un'invettiva durante l'assemblea del 2014 in cui si stavano votando questa cosa, ed è abbastanza efficace, lui non è uno di quelli piccolissimi, sì. Ok? Vabbè, come in una società, vabbè basta, questo l'abbiamo spiegato, che cosa fa la SIAE? Agisce come ente intermediario tra il pubblico e il detentore dei diritti, quindi fa... chiaramente attività di intermediazione, concedere, queste qua sono le tre attività che per l'articolo 180 deve svolgere la SIAE o, dopo la riforma, anche altri enti che vedremo dopo. Quindi concedere licenze e autorizzazioni per lo sfruttamento economico di opere per conto nell'interesse degli aventi diritto, poi percepire i proventi derivati dalle licenze e autorizzazioni e ripartire i proventi agli aventi diritto. No, molto chiaro, quindi io ti concedo, l'utilizzatore ha bisogno di una licenza per fare uno spettacolo, invece di andare dall'autore va da SIAE che si occupa di questa intermediazione, lei dà l'autorizzazione, si fa pagare per questa autorizzazione concessa e poi la ripartisce agli autori secondo i criteri stabiliti dall'ente. Anche sui criteri di ripartizione ci sarebbe da fare un convegno di 4 ore e mezza, perché anche quelli poi rispondono a delle logiche spesso statistiche per cui i grandi guadagnano sempre, i piccoli tendono a essere tagliati fuori perché statisticamente si pensa che nelle radio non passino, negli spettacoli non vengano suonati e via dicendo. Che cosa fa BIS? Ho aggiunto anche questa parte, e vi ricordate, l'abbiamo già detto nella slide precedente con l'evoluzione normativa, oltre a esercitare questo suo compito che sarebbe quello originario di società di gestione collettiva, può esercitare altri compiti connessi con la protezione dell'opera dell'ingegno e può assumere per conto dello Stato, di enti pubblici o privati, servizi di accertamento e di riscossione di tasse, contributi e diritti. Quindi anche cose che in realtà cominciano a non c'entrare nulla col diritto d'autore. Perché se la SIAE ti controlla il versamento dei contributi agli artisti che stanno suonando, in quanto dipendenti o non dipendenti o liberi professionisti, ma anche ai tuoi camerieri che sono nel locale, ovviamente ha un potere forte, perché tu magari sul diritto d'autore non te ne frega molto come birreria o come locale, ma se vengono a guardarti se sei in regola con i contributi, con le uscite di sicurezza, comincia ad avere a crearti dei problemi. Anche se appunto provvede in base a convenzioni stipulate con la pubblica amministrazione alla riscossione dei diritti erariali sugli spettacoli, sugli intrattenimenti pubblici, sulle scommesse, sui concorsi di pronostici e di altri diritti, quindi anche tutte le agenzie che fanno scommesse sportive, anche lì col diritto d'autore c'entra poco e nulla, anzi forse zero. Gli agenti SIAE hanno la possibilità, in convenzione con l'Agenzia delle Entrate, di effettuare controlli fiscali sulle attività di pubblico spettacolo e sulle associazioni sportive dilettantistiche. Anche lì, vedete, associazioni sportive dilettantistiche, col diritto d'autore c'è poco e nulla, cioè 11 persone che rincorrono il pallone contro altre 11 non è un'opera dell'ingegno. La SIAE inoltre si occupa anche dei controlli contributivi per i lavoratori dello spettacolo, quella che una volta era l'EMPALS. Quindi capite quanto si è allargato man mano il potere della SIAE. Per giurisprudenza costante, tra l'altro, l'ispettore SIAE, cioè colui che ha poi il compito per SIAE di andare a verificare nei locali, nei teatri, nei ristoranti, indipendentemente che lui svolga la sua attività in via subordinata, volontaria, retribuita a titolo gratuito, essi devono essere intesi come pubblici ufficiali in quanto svolgono specifiche funzioni pubbliche di carattere amministrativo e tributario con redazione di verbali e atti certificativi e autoritativi ai sensi dell'articolo 357 del codice penale, quindi che è la norma che definisce il concetto di pubblico ufficiale. Quindi insultare il tipo della SIAE che viene non è una buona cosa, perché non è una buona idea, cosa no. Che c'era un articolo bellissimo di una sagra in Trentino in cui il cuoco era uscito col mestolo
No, cercate, non so se fosse intorno a Rovereto, era bellissimo. E poi aveva preso la condanna perché effettivamente era come aver preso a mestolate un pubblico ufficiale. Le fonti normative in materia di SIAE, prima vi ho fatto vedere in generale le fonti normative in materia di diritto d'autore, queste sono quelle che parlano di SIAE, cioè nella norma primaria, nella legge sul diritto d'autore, la nostra 633 del 41, abbiamo questi articoli che vedete, non ve li ripeto, sono tutti gli articoli in cui trovate citata la parola SIAE, con le varie attribuzioni e funzioni che essa svolge. Poi abbiamo una norma secondaria, lo statuto della SIAE, che è uno statuto quindi approvato dalla sua assemblea, però è anche approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, quello vigente attuale è stato approvato nel 2012, su proposta del Ministero del Ministro Beni Attività Culturali, che è il ministro competente in materia di diritto d'autore sempre, di concerto con il Ministro Economia e Finanze, in quanto ente pubblico economico. E quindi vedete che è sì uno statuto di un ente associativo, che però passa anche dall'approvazione del governo. E in più c'è la norma secondaria, diciamo secondaria A, secondaria B, il regolamento generale di SIAE, che però poi vedremo forse è la norma che spesso incide di più sulla vita vera e propria sulle attività vere e proprie di SIAE e degli autori SIAE e anche degli utilizzatori. Uffici e sedi, allora, questa è una slide che ho dovuto aggiornare oggi perché già dagli ultimi 2 anni abbiamo visto che sono diminuite, prima erano 13 sedi regionali, 35 filiali, invece grazie a Francesca ho notato che sono ridotte, quindi c'è una sede centrale e dirigenza a Roma, 10 sedi regionali nei principali capoluoghi, quindi abbiamo 20 regioni, ma 10 sedi regionali per cui alcune regioni non hanno sede regionale, si devono appoggiare a quella vicina, qua a Milano ce l'abbiamo, quindi non c'è problema, non dobbiamo andare troppo lontano, ad esempio ad Aosta non c'è, quindi devono andare a Torino, giusto per darvi un'idea. 28 filiali e circa 448 precisamente circoscrizioni mandatarie con funzioni di sportello, che sono cose diverse, nel senso che le 10 più 28 sono effettivamente uffici SIAE, le altre sono mandatari, cioè soggetti privati che hanno fatto una convenzione con SIAE e svolgono l'attività di sportello per SIAE, ma spesso sono persone, almeno quello che c'era Lodi, mi ricordo che aveva anche un altro lavoro, lui faceva, che ne so, il consulente finanziario e poi nel pomeriggio faceva anche il lavoro di mandatario SIAE, adesso non so se si possa fare ancora, però per un po' di tempo era stato così, quindi questo per dire anche che non avete a che fare con dei super specializzati. No? Quando andate a chiedere, io mi sono scontrato con le licenze Creative Commons, no? Fagli capire a questa gente che cos'è una licenza Creative Commons, loro ti rispondono, ma noi abbiamo sempre fatto così, la risposta classica, per cui vai a finire all'interno di criteri più che altro statistici e in prassi che si sono radicate in anni e anni. Comunque, questa è la situazione che abbiamo adesso. Tra le varie attività che svolge SIAE c'è quello del rilascio del bollino, che è un incubo per chi fa chi diciamo incide ancora copie su supporto, quindi il mondo discografico e videografico. Adesso vabbè, tutto si sta spostando sul digitale, sul web, quindi non, ormai cioè, siamo abituati ormai a scaricare le opere dell'ingegno e non acquistarle su supporto, però chi invece produce ancora supporti, i musicisti, i registi, le case di produzione video, devono prima di mettere in commercio le loro opere, i loro supporti, bollinarli, e perché il bollino, è, secondo la norma italiana, serve sostanzialmente per distinguere la copia buona da quella pirata, la copia messa in commercio legalmente da quella messa in commercio illegalmente, quindi tutto ciò che viene distribuito sul territorio nazionale deve essere bollinato. Il bollino ovviamente non è gratis, ha un costo, a seconda che siano bollini, opere, scusate, supporti diffusi in omaggio costa 0,18, scusate, 0,018, cioè un centesimo virgola 8 a bollino, il doppio per quanto riguarda invece i bollini per le opere messe in commercio. Questa attività quindi la svolge SIAE, articolo 118 bis, le rende obbligatoria la posizione del bollino su tutti i supporti contenenti opere dell'ingegno che siano destinati ad essere posti comunque in commercio o ceduti in uso a qualunque titolo a fine di lucro. Il programma musicale, il cosiddetto Bordereau. Il Bordereau è quel documento in cui l'organizzatore di un evento, o più precisamente il responsabile direttore dell'esecuzione, deve dire quali sono le opere che sono state eseguite durante una serata.
ce ne sono di vari tipi, hanno, adesso quelli cartacei hanno dei colori diversi che identificano il tipo di utilizzazione, nelle birrerie, nei locali in cui si fa musica, quello rosso. Chi dirige l'esecuzione di opere musicali di qualsiasi natura ha l'obbligo, questo è l'articolo, vedete, 51 del Regio Decreto Norma di esecuzione. Quindi chiunque dirige l'esecuzione di opere musicali di qualsiasi natura ha l'obbligo, anche ai fini del controllo sull'esecuzione di opere soggette al pagamento del diritto demaniale, questo è bellissimo perché questa norma cita il diritto demaniale che c'era nella legge principale, che però è stato abolito. Si sono dimenticati di, hanno abolito le norme sul diritto demaniale nella legge 633 del 41 e si sono dimenticati di adeguare le norme di attuazione, creando una cosa non da poco, perché alcuni giuristi, fra cui anche professor Rubertazzi, quindi non proprio l'ultimo arrivato su questa materia, sosteneva la abrogazione implicita, per cui hanno abrogato tutte le norme, le 4-5 norme che parlavano del diritto demaniale, automaticamente uno pensa per logica, vengono abrogate anche le norme che citano quel diritto, no? Che applicano quel diritto. No, perché poi è arrivato il famoso sito normativa in cui si possono andare a verificare quali sono le norme attualmente vigenti e questa c'è ancora. Quindi pigliamocela Certo. così, sì, certo, è ancora vigente. Però per un po' c'è stato questo thriller per cui alcuni autori su dei codici la tenevano come abrogata, altri la tenevano. Quindi sto bordereau è obbligatorio o no? Cioè, alcuni si ponevano la questione. Vabbè. Quindi chi dirige l'esecuzione ha l'obbligo di redigere per iscritto questo programma. Quindi deve essere prima dell'esecuzione o immediatamente dopo. Il prima dell'esecuzione, non so chi di voi ha mai partecipato all'organizzazione di una serata, è follia totale perché è chiaro che i musicisti che suonano, i DJ che mettono i dischi, non sanno di preciso una scaletta, cioè non hanno una scaletta, magari hanno un riferimento, ma non stanno dentro quella scaletta necessariamente. Quindi tu lo sai che durante la serata suonerai un pezzo in più o un pezzo in meno, sposterai qualcosa. Quindi consegnarlo prima è abbastanza improbabile. Immediatamente dopo, poi la prassi vuole che sia al massimo un paio di giorni dopo. Il programma di tutte le opere o dei brani staccati di opere musicali o delle brevi composizioni effettivamente eseguite o rappresentate, e di consegnarlo o di trasmetterlo all'ufficio incaricato dell'esazione del diritto o a persona data all'ufficio incaricata, al più tardi entro il giorno successivo allo spettacolo o trattenimento. Bella domanda, ma se io faccio una serata in cui suono musiche che, no, che sono sicuro che non sono sotto SIAE, devo comunque compilarlo al bordereau. No, a rigor di logica dici no, perché ti devo chiedere il permesso per suonare della musica che non richiede il permesso per definizione, no? Se voglio fare, se voglio suonare brani di Puccini, i diritti per fortuna sono scaduti, non devo più chiedere il permesso, però in virtù del famoso diritto demaniale, o in generale perché c'è un approccio per cui SIAE comunque ti dà un permesso per gli spettacoli, perché c'è questa presunzione per cui ma no, sì, suonerai Puccini, ma magari per sbaglio magari ci metti dentro una di Ligabue perché qualcuno te la chiede, e allora sai, noi per sicurezza ti chiediamo di compilare il bordereau, poi sulla base di quello che tu scrivi nel bordereau facciamo la verifica, però questo è un po' l'approccio, secondo me, un po' malato, per cui secondo l'impostazione di SIAE è comunque necessario compilare il bordereau anche per uno spettacolo di musica classica o di musica popolare, altro esempio, no? Classica spettacolo sulla Taranta o sui balli popolari delle Alpi in cui si suona della musica che viene o improvvisata o comunque basata su dei cliché talmente antichi per cui non c'è un diritto d'autore, però sì, loro vogliono che comunque si compili il bordereau e che si dica che si è fatto quel tipo di musica, allora poi loro sul bordereau fanno la verifica. Poi, per fortuna, in alcuni casi ci sono degli esseri umani in questi uffici dotati di buon senso e quindi questa cosa la Stavo a capiscono. dire. Quindi dopo lo vedremo, uno dei problemi che ho segnalato nelle slide, una slide che ho aggiunto Sì. stamattina, è la disparità di trattamento a seconda dei Sì. casi. Però il principio generale che loro, che trovate ancora sulle linee guida sul sito, è il fatto che il bordereau si debba comunque compilare, poi al massimo se dal bordereau emerge che hai suonato musiche che sono fuori dalla gestione SIAE, allora non ti fanno pagare nulla. Salvo però magari trattenersi qualche costo pratica, qualche marca da bollo. Lo stesso problema si pone per le opere, moltissime che sono fuori dalla gestione SIAE, quindi sono ancora tutelate dal diritto d'autore, ma non se ne occupa SIAE. E adesso, in virtù della caduta del monopolio, saranno sempre di più. Nonché per le opere, appunto, di cui né SIAE né altra società di gestione estera hanno alcun mandato, cioè opere che sono tutelate dal diritto d'autore perché sono di musicisti recenti, i quali però musicisti hanno scelto di non iscriversi da nessuna parte. No? Io ho un passato da musicista, ho suonato un po'.
ho fatto anche un disco, lo trovate ancora online, ma non mi sono mai iscritto a nessuna di queste società di gestione perché per me non era un'attività così centrale. Però se qualcuno suona queste mie opere, in teoria dovrebbe comunque chiedermi il permesso. Non lo chiede a SIAE, perché io non ho dato mandato a SIAE per fare questo lavoro. Dovrebbe in teoria chiederlo a me. Poi, essendo opere sotto una licenza libera, leggono la licenza autorizza l'esecuzione in pubblico e quindi io ho risolto il problema così. Questo per dire però che la questione è ancora molto dibattuta e tuttora aperta. Cioè, quando utilizzo opere di cui SIAE palesemente non si dovrebbe occupare, vorrei capire perché dovrei rendere conto comunque a SIAE con la compilazione di un documento che ha valore legale, perché il bordereau poi, se lo compilo in modo falso, sono soggetto a delle sanzioni che non sono simpatiche. Un vero cancro del sistema SIAE è questo, quello che la slide che ho aggiunto stamattina mi è venuto in mente, importante. Cioè, un problema che moltissimi utilizzatori lamentano, e credo che poi Salvatore ci abbia da raccontarci su questa cosa interessante, è la disparità di trattamento e l'ampia discrezionalità da parte degli uffici SIAE. I famosi 600, 450 uffici SIAE purtroppo un po' applicano il diritto, ma in molti casi applicano la prassi, che è la cosa che a noi giuristi fa venire quella cosa quel brivido sulla schiena e con cui io ho a che fare quando parlo col commercialista. Non dico, ma la legge cosa dice? Ma la legge non lo so, mi risponde il commercialista, però c'è una circolare dell'Agenzia delle Entrate di Lecce che ha detto questa cosa, dice, sì, ma io abito a Lodi, e però quella è l'unica che abbiamo. E tu dici, vabbè, allora forse... E lì mi crollano tutte le mie lezioni di teoria generale del diritto sulla famosa piramide della no, capite, norma costituzionale, no, legge dello Stato, invece no, sopra c'è la prassi, c'è la circolare di qualcuno, firmata da un dirigente che quel giorno lì poteva essere anche sotto ecstasy, ma fa niente, però è una circolare, quindi assolutamente sarà la fonte principale del diritto. Va bene, comunque... Questo è il paradosso, per cui tu vai alla sede di SIAE di Lodi, dove parli con un tizio che fa sia quel lavoro lì che un altro, e ti dice, ti dà una risposta, poi vai a Milano, dove c'è invece la sede SIAE vera e propria, e ti dicono, ah no, ma questa cosa qua non si fa, noi l'abbiamo sempre fatta in modo diverso. E tu dici, sì, ma visto che siete a distanza di 30 km, gradirei, se lo faccio a Melegnano, che siamo sul confine, cosa applico? No, No, perché adesso battute, ma veramente per me giurista sta cosa qua. Però effettivamente è così. Stesse situazioni identiche, e appunto chi ha un'esperienza di organizzatore di eventi, stesso concerto spostato in un comune limitrofo, trattamento molto diverso, tariffe molto diverse, e dici, ma allora c'è qualcosa che non va nel sistema. È un paradosso da un lato è un paradosso perché è un ente pubblico che ha una sede, che ha una valenza nazionale, quindi dici, vabbè, sei la SIAE, dovresti darmi un riferimento vero e proprio e standard. No. E soprattutto aggravato dalla situazione del monopolio. Proprio perché loro sono monopolisti, dicono, vabbè, tanto io dico che è così, tu cosa mi fai? Cioè, visto che devi comunque passare da me per poter fare questo spettacolo senza avere scocciature, e in più aggiungerei un punto sulla slide che mi sono dimenticato. Io non sono solo quello che ti dà il permesso, sono anche quello che poi viene a controllarti. Quindi se sono quello che ti dà il permesso e poi ho anche il potere di controllarti, ovvio che faccio il bello e il cattivo tempo. Quindi questa è veramente una questione, un cancro che va risolto, e nella mia slide finale c'è una proposta per risolvere, cioè scorporare l'attività di cessione di licenze dal controllo. Cioè il controllo deve essere fatto da un'agenzia imparziale che controlla anche il nome per conto delle altre nuove società che sono nate in questi anni. Comunque dopo lo diremo meglio. Arriviamo quindi a capire la questione come si è evoluta, come si è configurata in questi ultimi anni l'annosa questione del monopolio SIAE, cioè il fatto che ce ne sia una sola sul territorio italiano, che poi non è più così, però è stato così per un sacco di anni. Alcuni sostengono che sia un monopolio naturale, che visto come è strutturato il mercato è giusto che ce ne sia una per nazione. Su questo giusto sarebbe anche lì molto da valutare sulla base di cosa, criteri economici, politici, però il dibattito è molto aperto. Adesso appunto si va in un'ottica di abolizione di questo monopolio, superamento del monopolio, però vedremo che in realtà già prima dell'ottobre 2017, quando è stato formalmente superato, era già superato prima. Innanzitutto, primo step fu la liberalizzazione dei diritti connessi. I diritti connessi, per chi non è del settore, sono i diritti di altri soggetti che non sono gli autori, come gli interpreti esecutori o i produttori discografici, i produttori cinematografici. Questi si chiamano diritti connessi perché non sono... Allora, funzionano sostanzialmente come diritti d'autore, ma non si possono chiamare diritti d'autore perché non sono degli autori, sono di altri soggetti che fanno un'attività che è più di
comunque centrale, perché è un'attività che permette poi di fruire le opere dell'ingegno, come appunto il produttore discografico, che è colui che incide su un supporto e poi fa le copie di questo supporto, ed è spesso il soggetto che ha la voce in capitolo più grossa nella vendita di un disco, nella promozione di un disco, e gli interpreti esecutori, cioè gli attori, i cantanti, no? Quante volte siete stati a vedere un film senza sapere chi era il regista, che è l'autore principale di un film, insieme allo sceneggiatore, l'autore del soggetto, ma vedevate in locandina la foto del vostro attore, attrice preferita, e andavate a vedere il film, no? Questi hanno dei diritti, che però sono diritti connessi. La parte dei diritti connessi era già stata liberalizzata da Monti, decreto crescita, il famoso decreto Crescitalia, uno dei primi atti, infatti era decreto L, decreto legislativo 1 del 2012, uno dei primi atti normativi emessi dal governo nel gennaio del 2012, convertito poi nella legge 27 del 24/03 di marzo, quindi al pelo dei 60 giorni successivi, in cui appunto vengono liberalizzati, c'erano una serie di liberalizzazioni, in queste vi ricordate le farmacie, un po' di liberalizzazioni, i famosi taxi che poi tornarono indietro, non si capiva bene cosa volevano fare, ecco, tra quelle liberalizzazioni c'era anche la parte su la liberalizzazione dei diritti connessi, quindi l'occasione per liberalizzare il diritto d'autore, la gestione dei diritti d'autore c'è stata, però hanno pensato di lasciar perdere e iniziare a liberalizzare i diritti connessi. Dal sito della It's Right, che è una delle realtà nate dopo la liberalizzazione, si fanno notare che in realtà non c'era, come nella parte sul diritto d'autore, una norma che dava un'esclusiva a un unico ente. Quello era un monopolio che si era creato de facto, cioè naturale, ed era IMAIE, Istituto Mutualistico Artisti, Interpreti, Esecutori. Poi è diventato nuovo IMAIE perché è stato, come dire, si è suicidato per crearsi un nuovo risorto sotto un nuovo nome. Comunque, dice il sito, nonostante nessuna norma attribuisse un'esclusiva in capo all'unico operatore che fino al 2010 aveva operato nel mercato in favore degli artisti, interpreti, esecutori, molte delle parti interessate continuavano ad operare in un regime di monopolio di fatto, il quale ad un certo punto è sembrato doveroso scardinare con un intervento normativo di chiarimento. Poi, lato invece dei discografici, dei diritti dei produttori discografici, c'era già SCF, Società Consortile Fonografici, quindi era un monopolio lato artisti, interpreti, esecutori e discografici. Dopo appunto la liberalizzazione abbiamo avuto una situazione un po' più, vedete, è nata questa It's Right, ma ne sono nate altre, queste sono le principali, quindi SCF si occupa della gestione collettiva dei diritti connessi dei produttori fonografici, IMAIE, nuovo IMAIE, si è scritto piccolo ma non si legge, si occupa della gestione collettiva degli artisti, interpreti, esecutori, It's Right si occupa della gestione collettiva dei diritti connessi sia degli artisti, interpreti, esecutori, sia dei produttori fonografici. Poi ce ne sono altre che non vi cito. Nel frattempo, ancora prima che nel 2017 arrivasse la norma che aboliva il monopolio, in realtà il monopolio si era già, come dire, si stava già sgretolando. Perché? Perché arriva Soundriff. Davide Datri e Francesco Danieli sono due giovani imprenditori italiani che nel 2011 costituiscono a Londra una società di gestione collettiva chiamata Soundriff, una LTD, quindi una sorta di SRL, una società di capitali, però di diritto inglese. Questo perché? Perché in Inghilterra non c'è monopolio, la questione era liberalizzata, però loro, agendo attraverso la rete, quindi era una cosa che si poteva fare già prima dal punto di vista legale, ma ci voleva l'evoluzione di internet, il fatto che gli utenti iniziassero a chiedere licenze, a servirsi della rete per anche la gestione collettiva dei diritti. Quindi i tempi erano maturi nei primi anni del 2000, di questo decennio che stiamo vivendo. E quindi sostanzialmente creano una società a Londra, quindi legalmente di diritto inglese, che però opera anche sull'Italia, sul mercato italiano, in realtà principalmente sul mercato italiano perché loro sono italiani e quindi la loro utenza principale era italiana, ma attraverso la rete, cioè gli autori si iscrivono attraverso la rete. Quindi hanno, come dire, trovato l'uovo di Colombo per dire ok, in realtà in Italia tenetevi pure il monopolio, ma noi dall'Inghilterra o da che cavolo ne so, dal Belgio possiamo fare sostanzialmente la stessa attività, che poi è quello che succedeva già prima, come vi dicevo, l'autore che si voleva servire di un ente che non era italiano e voleva andare in Germania, in Francia, in Belgio o in Inghilterra perché si trovava meglio lì, lo poteva già fare, e loro fanno esattamente quello, con la differenza che essendo degli italiani, pur stando formalmente a Londra, agiscono comunque sul territorio nazionale.
L'Intellectual Property Office del Regno Unito riconosce Soundreef come gestore indipendente dei diritti d'autore, che è la loro definizione, cioè la definizione che è contenuta nella direttiva europea di cui ci parlerà dopo il collega, Independent Management Entity, secondo appunto la definizione della direttiva. Nel settembre 2014 ottiene un'importante vittoria giudiziale contro SIAE, perché SIAE ha comunque sollevato il fatto, il problema di fronte al Tribunale di Milano, che comunque con questo gioco del stare in Inghilterra ma agire attraverso la rete stavano comunque interferendo su una norma nazionale che dava un monopolio. E il Tribunale di Milano, una ordinanza molto, molto interessante, mi ricordo, se ricordo bene, firma Tavassi, che è la presidente della... Sì, dottoressa Tavassi, molto brava, ha fatto una riflessione, che quindi in questa ordinanza trovate proprio una ricostruzione dal punto di vista normativo e giurisprudenziale molto raffinata, che ha detto che sostanzialmente no, cioè è legittimo, come lo facevano già prima le altre società di gestione collettiva estere, perché non dovrebbero poterlo fare loro. Adesso così ve l'ho semplificata molto, scusate, però leggete l'ordinanza, è molto interessante. Però appunto è stata salutata un po' come il Soundreef e tutti i sostenitori di Soundreef e dell'abolizione del monopolio SIAE hanno cominciato a gridare alla vittoria, no? Ecco, finalmente un tribunale ha detto che noi siamo puliti, possiamo agire tranquillamente secondo il meccanismo che ci siamo inventati. La società Soundreef LTD a fine 2015, e quindi passo successivo dopo questa vittoria giudiziale, viene acquisita da una SPA italiana. Quindi sostanzialmente siamo tornati a casa, abbiamo chiuso il cerchio, quindi Davide Datri aveva tra l'altro vinto un grant da parte di una importante banca italiana per avviare questa attività, quindi diventa una SPA italiana che acquisisce e gestisce il capitale della società inglese. Nel frattempo succede anche questo, gli amici di Patamu, Patamu è una prima nasce come un servizio per avere la firma, la marcatura temporale sui file, quindi quello che dicevamo prima, avere una prova di data certa su un'opera per poter dimostrare di essere arrivati prima di altri, di averla creata veramente voi. Ripeto, prima lo si faceva nel vecchio mondo andando alla SIAE e depositando una copia e facendosi dare una ricevuta, adesso per fortuna arriva internet, possiamo inviare. Noi avvocati che abbiamo la firma digitale, basta marcare temporalmente un file e abbiamo già ottenuto lo stesso effetto. Chi non è dotato di questo strumento lo può fare inviando a Patamu il suo file, il quale mette una sua firma digitale e ci restituisce il file, quindi è un meccanismo per dare una datazione certa. Però loro hanno avviato questo progetto parallelo per cui fanno una sorta di attività di gestione collettiva legata ai live, ai concerti, quindi l'ho preso dal sito, Patamu Live ti permette di riscuotere royalties nei concerti dal vivo in modo analitico e senza passare per la SIAE. Ti basta compilare online il bordereau Patamu e riscuoteremo le royalties dal gestore inviando il permesso di esecuzione. Non esistono vincoli o esclusive di permanenza, puoi usare il servizio tutte le volte che vuoi, quando vuoi tu. Ovviamente questo comporta che l'autore non sia iscritto anche SIAE. Perché? Perché nel regolamento di SIAE c'è scritto che il matrimonio con SIAE è un matrimonio esclusivo, cioè se tu ti affidi a SIAE la gestione non puoi decidere che questo disco lo affido a SIAE e questo altro disco lo affido a Patamu, perché crea conflitto e tensioni interne per SIAE, che SIAE dà ai suoi iscritti. Comunque anche qua preso dal sito, vedete, puoi inserire l'evento su Patamu Live, compilare online il bordereau, qua è un po' spiegato, inviamo poi la richiesta di pagamento al gestore, il gestore paga, riceve il permesso, riscuoti i tuoi guadagni quando vuoi. Qui è fatta molto molto semplice, in realtà non è così semplice, perché poi il gestore si chiede se può evitare parallelamente di pagare SIAE, e visto quello che abbiamo detto prima non è così semplice, perché il gestore dice, beh, ma se io SIAE la devo pagare comunque, tanto vale che ne pago una. Ok, perché magari facciamo la serata, tu mi dici che viene una band, se suonano due band, oppure c'ho prima la band dal vivo e poi il DJ. La band dal vivo mi dice che suona solo pezzi suoi e che passa attraverso Patamu. Il DJ mi dice no, io metto la musica che ho normalmente in scaletta, quindi tu se hai e comunque non te la puoi scrollare di dosso, allora il gestore del locale dice giustamente, ma perché devo pagarne due quando posso fare la stessa cosa pagandone una? Quindi così raccontata così sembra semplice, ma poi... una delle complicazioni è proprio quella che avendo più soggetti che fanno questo lavoro non si sa più a chi chiedere il permesso, oppure devo chiedere più permessi. La famosa norma del monopolio. Ladies and gentlemen, arriviamo a capire qual è la norma che attribuiva questo monopolio.
L'articolo 180,1 che definisce l'attività di intermediario e dice che appunto l'attività di intermediario, comunque attuata sotto ogni forma, diretta o indiretta di intervento, mediazione, mandato, rappresentanza ed anche di cessione per esercizio di diritti di rappresentazione, esecuzione, recitazione, radiodiffusione, ivi compresa la comunicazione al pubblico via satellite, di riproduzione meccanica e cinematografica di opere tutelate, è riservata in via esclusiva alla SIAE. Queste le tre paroline magiche che vi dicevo, in via esclusiva, che hanno tenuto in piedi il monopolio per 60 anni e passa. Cosa è successo? La modifica è questa. Il famoso decreto legislativo 148/2017, ottobre, poi convertito in legge due mesi dopo, non ha tolto in via esclusiva, che era la formula più generica con cui si poteva ottenere il risultato, ma ha aggiunto ed agli altri organismi di gestione collettiva di cui al decreto legislativo 15 marzo 2017, 35, che era la norma, l'atto normativo che ha recepito la direttiva, quello di marzo 2017. Quindi è stata un'abolizione parziale del monopolio, adesso vi spiego perché. Perché secondo il quadro normativo, cioè questa norma, il decreto legislativo, dava una definizione di organismi di gestione collettiva, e quindi non tutti. E infatti Soundreef non risponde a questi requisiti. Cioè, vedete, secondo il nuovo quadro normativo possono svolgere l'attività di intermediazione e gestione collettiva dei diritti solo soggetti che come finalità unica o principale gestiscono diritti d'autore o diritti connessi ai diritti d'autore per conto di più di un titolare di tali diritti a vantaggio collettivo di questi e che soddisfino uno o entrambi i seguenti requisiti. Essere detenuti o controllati dai propri membri, non perseguire fini di lucro. Quindi una società commerciale, palesemente commerciale come Soundreef, che poi addirittura ha un capitale acquisito da una società SPA, non rientra in questo requisito. Quindi sostanzialmente associazioni no profit di autori, cooperative di autori e via dicendo, forme simili. Quindi abbiamo per adesso un monopolio che è, come dire, superato parzialmente, perché abbiamo un grande ente che ha ancora questa configurazione di ente pubblico economico, che però poi al suo interno ripartisce gli utili come se fosse un SPA, e questo è il paradosso, e poi piccoli enti che si possono nascere come cooperative, enti mutualistici di autori, che si autogestiscono il loro patrimonio, il loro repertorio. Nel frattempo cosa succede? Soundreef dice, vabbè, ok, se questa è la legge, allora dobbiamo trovare il modo di aggirarla. E cosa consigliano i legali di Soundreef a Soundreef? Costituite la vostra costola no profit. No? In Italia quindi il mercato dei titoli è stato aperto solo a metà, questo preso da un articolo di Repubblica uscito proprio a gennaio, quando c'è stata la insomma, come vi ho detto, l'abolizione del monopolio è stato dicembre, no? Ottobre, 60 giorni, dicembre, a gennaio viene annunciata la fondazione di LEA, Liberi Autori ed Editori, che è appunto sostanzialmente la costola no profit di Soundreef. Quindi questo è proprio preso dall'articolo, dice in Italia il mercato dei diritti d'autore è stato aperto solo a metà, ma tanto basta ora a Soundreef per operare in maniera legale nel nostro paese, rompendo il monopolio di fatto esercitato dalla SIAE. Di fatto, perché ormai era ex lege superato da qualche mese, però di fatto c'è ancora anche adesso. L'azienda innovativa ha annunciato che affiderà la riscossione del copyright per i suoi artisti a LEA, una nuova LEA, che sta per Liberi Editori e Autori, una nuova associazione non profit, costituita da una serie di autori, editori e professionisti italiani del settore musicale, aggirando così la nuova legge nazionale che ha aperto il mercato dei diritti alle sole società di raccolta senza scopo di lucro, ma non a quelle private for profit. Ok, quindi questa è un po' la situazione che ci troviamo adesso. La ricostruzione del quadro normativo è finita, io adesso in 5 minuti vi dico quali sono le questioni secondo me ancora aperte, in realtà le avete già percepite, credo, da quello che vi ho raccontato, però prima questione aperta è facile uscire dal monopolio de jure, molto meno facile uscire dal monopolio de facto. Io me ne sono occupato in ambito informatico, il deviare da uno standard. No? Quando ci drogano con l'utilizzo di un software piuttosto che un altro, poi tutti cominciano a diffondere i documenti in quel formato e quindi tu non lo molli più, anche se vuoi cambiare, passare a Linux e avere OpenOffice, la gente continua a mandarti docx, se non ha l'XLX, quelli di Excel, se tu non hai l'ultima versione di quel software non li riesci ad aprire correttamente, quindi continuerai a comprare la licenza di quel software, no? E questo è esattamente il cosiddetto lock-in che le aziende di informatica vogliono, per cui tu sì, sei libero di comprarti quello che vuoi, però di fatto poi tutto il resto del mondo parla quella lingua lì e quindi se tu vuoi stare al gioco devi avere quello strumento lì, ok? Quindi
uscire dal monopolio de jure si può sempre fare, si tolgono quelle tre paroline, si cambia la legge, poi quando il monopolio si è radicato, ci ha messo 60 anni, si è radicato, ovviamente deviare dalla norma è molto più difficile, perché uno, si ha e rimane l'ente con il più grande repertorio, no? Io organizzo una serata, viene il DJ, non posso dire al DJ mettimi solo musica, cioè, ci sono le serate, no, dove il DJ mette solo musica Creative Commons, sono serate un po' di nicchia, le organizziamo 3 o 4 all'anno, simpatiche, però poi al matrimonio la gente vuole ballare Maracaibo, se non mette Maracaibo e non fa il trenino, no, non è contenta, e quindi la SIAE anche per una sola canzone la paghi uno, quindi, e lì passi dal repertorio SIAE. Due, questa cosa me l'ha detta il collega da Farra quando ci siamo visti la settimana scorsa, effettivamente non l'avevo notata, però SIAE gestisce non solo i diritti degli autori, ma anche quelli degli editori. Quindi tu, autore che vuoi fare quello alternativo e ti vuoi scollare da SIAE, non basta che ti scrivi a Sandro, devi anche verificare che la tua casa discografica, la tua etichetta e il tuo editore musicale non abbia dei rapporti esclusivi con SIAE, perché sennò comunque gli utilizzatori devono passare anche da SIAE per i tuoi diritti. Ok? Quindi problema non da poco. Seconda questione aperta. SIAE comunque mantiene il suo ruolo di controllo e ispezione, no? Sono solo loro che hanno un ruolo di pubblico ufficiale. Anche Soundriff ti può mandare qualcuno a controllare, però lo fa attraverso gli strumenti del diritto privato, ti manda la lettera di diffida dell'avvocato, no? Non puoi entrare nel locale col tesserino perché non, tu gli puoi dire no, rimani fuori, cosa che non puoi dire invece al tizio della SIAE che viene a teatro. Ok? Quindi l'ispettore SIAE ha sempre un ruolo di pubblico ufficiale con poteri autoritativi, gli altri enti concorrenti possono utilizzare solo strumenti di diritto privato, che non è poco. Già è successo con SCF, qualche anno fa, se cercate gli articoli, SCF voleva riscuotere proventi dagli esercizi commerciali, quindi un conto le grandi catene di centri commerciali, il problema è che erano andati a colpire anche il piccolo parrucchiere, il piccolo centro estetico, i quali non sapevano neanche che cosa fosse SCF e neanche il loro commercialista. E quindi questi si sono visti arrivare una lettera di diffida con un invito a pagare delle somme per utilizzo di opere dell'ingegno e loro dicevano: ma no, è impossibile, abbiamo già pagato la SIAE. Vagli a spiegare al parrucchiere o all'estetista che non ci sono solo i diritti d'autore, ma ci sono anche i diritti connessi, no? Però in quel caso cosa è successo? Che SIAE ha i suoi strumenti di diritto pubblico per farsi pagare, SCF ha comunque agito con i normali strumenti del diritto privato, quindi lettera di diffida, richiesta di un pagamento, il quale poteva anche poi, insomma, non essere versato e bisognava agire facendo causa, che era un po' più complesso da fare. Terza questione aperta, la liberalizzazione rischia di creare caos e incertezza per gli utilizzatori, perché è vero che la liberalizzazione da un lato abbassa le tariffe, già l'abbiamo visto, no? Col telefono, con le compagnie telefoniche, ok, in questo caso qua, nel caso delle compagnie telefoniche abbiamo uno che offre un servizio dei clienti sul mercato, qua purtroppo il giro è a tre, perché c'è l'ente intermediazione, i titolari dei diritti e gli utilizzatori. Gli utilizzatori, paradossalmente, quando c'era la situazione di monopolio erano più tranquilli, perché tu sapevi che dovevi chiedere il permesso a quello lì, che era l'unico ente presente. Chiedevi quel permesso, pagavi quello che dovevi pagare e stavi tranquillo che non ti rompeva le scatole nessuno. Nel momento in cui ci sono più soggetti, tu non sai mai a chi devi chiedere il permesso. Oppure, per stare sempre più tranquillo, chiedi il permesso a 5. Perché, sai, che cavolo ne so poi il DJ che canzone mi mette quella serata? Ok? O la band che cosa mi suona? Il che effettivamente ottiene un effetto opposto, per cui i costi aumentano, quindi esattamente il contrario di quello che si ottiene invece con la liberalizzazione di un servizio telefonico, no? Ad esempio, per cui i concorrenti cercano di abbassare le tariffe per offrire sempre servizi migliori, quindi la concorrenza in quel caso fa bene al mercato, qua rischia, se non è controllata bene, di fare peggio. Quindi in un mercato con più players e senza un database pubblico, altro problema, degli autori delle rispettive società di gestione, per l'utilizzatore diventa molto difficile sapere a quale ente chiedere una licenza, perché non abbiamo neanche una banca dati in cui tu vai a vedere se Francesca Vitale è iscritta in uno di questi enti. SIAE ha la sua banca dati fruibile sul sito, ma ogni volta che ci entrate c'è un'annotazione con scritto: attenzione che questa banca dati viene fornita solo a scopo informativo, non ha valore legale. Non so se avete, cioè, non fare affidamento su quello che trovi in questa banca dati, perché potrebbe non essere aggiornata, ad esempio. Figuriamoci se lo fa, infatti non lo è, però
figuriamoci cercare su 5 banche dati, ognuno ti dice, ah sì, però sappi che la mia non è quella completa, quindi ci vorrebbe una banca dati pubblica, che anche lì controllata da un ente che dà una garanzia pubblica, per cui tu vai, stasera suoniamo e mettiamo in scena un'opera di Francesca Vitale, vado a vedere quest'opera dove è registrata e vado a chiedere il permesso a questo ente. Questo teoricamente raccontato così sembra molto semplice, da fare in realtà è molto difficile. Questa è la mia proposta, l'avevo già detto tempo fa, cioè bisogna infilare, lo so che è uno strato in più, no? Prima abbiamo parlato di un livello 3, titolare dei diritti, ente di gestione e utilizzatori, bisogna infilarne un quarto che è un ente pubblico di controllo, una sorta di agenzia pubblica che si faccia da collettore tra gli utilizzatori e le richieste che arrivano. Quindi l'utilizzatore parla solo con questo ente pubblico, avendo garanzia che questo ente pubblico fa le cose in modo trasparente. Poi ci pensa lui a controllare che vengono versati correttamente i diritti, e poi a ripartirlo all'ente a cui deve poi arrivare il provento. Però insomma è un po' effettivamente una complicazione in più. Secondo me, ahimè, per la situazione che abbiamo adesso in Italia, l'unica soluzione. Questo Dulcis in Fundo, l'ha forse anticipato già prima Francesca, notizia di 14 giugno, quindi uscita solamente sulla stampa, quindi sarei cauto, adesso non, poi magari sì, Salvatore si lascia andare un po' di più di me, però cioè, ovviamente la situazione di monopolio de facto crea il problema dell'abuso di posizione dominante, no? Chiaramente, quindi l'antitrust ha avviato un'istruttoria. È chiaro che noi siamo garantisti, no? Ce lo insegnano al primo anno di giurisprudenza, bisogna sempre essere garantisti, finché un'istruttoria non sia conclusa non bisogna trarre conclusioni affrettate. Quindi il 27 di giugno, cioè mercoledì, sapremo se effettivamente si avvia o meno una procedura contro SIAE per abuso di posizione dominante. Però adesso si parla di un'istruttoria. Già il fatto che però sia stata avviata un'istruttoria contro un ente che ha un ruolo come la SIAE è indicativo. Ok? Quindi per adesso l'istruttoria si concluderà il 27 giugno, le carte svelano interventi per mettere fuori gioco Soundriff, Innova Etica e Lea. Soundriff è Soundriff, Innova Etica è la società che sta dietro a Patamu, e Lea è la costola non profit di Soundriff, ve l'ho già raccontato prima. Quindi su questo sospendo giudizio e lo scopriremo solo vivendo, e niente, confido che vogliate poi seguirmi se avete apprezzato. Vabbè, queste sono le altre mie opere. Le slide sono sotto una licenza libera, come io faccio sempre con le mie opere, quindi le potete poi riutilizzare per le vostre anche, che ne so, altre vostre presentazioni o brochure informative o quello che volete, articoli vari. Sono a disposizione, siamo stati nei tempi abbastanza, sì, sono grazie. A disposizione per domande se volete. Grazie all'avvocato Imprandi, e adesso è il mio intervento, chiedo ad